Allora, oggi è 23 febbraio, interveniamo sul punto in cui ieri si è ribaltata la cisterna. Ci sono i mezzi al lavoro, adesso li andiamo a riprendere da vicino. In merito a cosa è successo? Perché si avvicina così? Non mi sono avvicinato. È un modo un po'. No. Sto facendo delle foto. Vabbè, ma... Facciamo le foto. Caspita. 338. Ma posso raggiungere da giù? 98. Dobbiamo fare danno oggi, eh? No, l'hanno già fatto. No, no, devi cadere tu e dobbiamo fare danno. No, perché qua danno è una cosa solo a roba, al materiale. No, vado col drone. No, è per riprendere anche il guardrail. Perché con questo traffico pesante che c'è, non lo so se queste protezioni sono quelle giuste. Perché qua i sindaci si sono lamentati, eh. Perché non è la prima volta che succede. No, grazie. Questa è la fila che si è creata. Allora, hanno detto ieri gli organi di informazione che non si è perso liquido dalla cisterna, però qua ci sono tutti i mezzi per aspirare proprio la perdita di liquidi. C'è l'altra cisterna dall'altro lato, quella verde, eccola là. Qua ci sono tre autobotti. Se non hanno perso liquido, perché ci sono tre autobotti? Comunque il Pertusillo in linea d'area è all'incirca una ventina di metri, eh. In sponda, eccola là. La cisterna è stata tolta, non si vede più. Lì si vede proprio il sistema di aspirazione dei liquidi, che è collegato all'autobotto. Ma ci sono due autobotti lì più un'altra terza verde alle spalle, alle nostre spalle.